Ciao a tutti, un saluto dal grande, unico, immenso agente Cutreman. Oggi è martedì 14 febbraio ed è un giorno importante perché c'è un grande avvenimento che si festeggia ogni anno. Mi riferisco alla festa di San Valentino, ovvero la festa degli innamorati. Tranne me, che purtroppo sono singolo da quando sono nato. Quindi io al massimo lo festeggerò domani, che è appunto la festa dei single. Ma passiamo però alla festa di San Valentino e il perché la festa degli innamorati viene chiamata proprio San Valentino. Vi scrivo brevemente la storia di questo santo. Allora, questo San Valentino nacque a Terni nel 176 circa ed è stato un vescovo romano e anche un martire. Che venne venerato come santo dalla Chiesa Cattolica passando a quella ortodossa e successivamente a quella anglicana. E così è diventato il patrono degli innamorati e soprattutto protettore degli epilettici. E quindi, come tutti gli anni, la festa di San Valentino viene festeggiata in tutto il mondo, compreso appunto in Italia, il 14 febbraio. È appunto conosciuta in tutto il mondo come la festa di tutti gli innamorati. Si festeggia il 14 febbraio perché un certo Papa Gelasio I nel 496 d.C. decise di spostare questo evento al giorno precedente, dedicato appunto a questo santo, San Valentino, facendo diventare in tutti i modi il protettore degli innamorati. Quindi questa, diciamo, è la breve storia sul perché la festa degli innamorati si fa chiamare San Valentino, perché San Valentino è proprio il protettore degli innamorati. Quello dei single si chiama San Faustino. Parlando un po' in generale, sì, la festa di San Valentino è dedicata a tutti gli innamorati, beati loro, tranne me, che anche quest'anno lo festeggerò da single, questo evento. L'unica cosa che mi può consolare è che oggi, nel giorno più importante, abbiamo nella amata Villa San Giuseppe la Miss San Valentino. Non mi dico il nome perché alcuni non lo sanno, quindi preferisco non dirlo il suo nome. Non voglio dirlo io qui in diretta, preferisco lasciare un momento di suspense. Comunque posso solo dire che è una matricola, una ragazza matricola, la Miss San Valentino, e quindi è l'unica cosa che mi può consolare in questo evento che appunto si festeggia in tutto il mondo ogni 14 febbraio. Una cosa che posso dire è fare gli auguri a tutti gli innamorati che festeggino questo San Valentino come si deve, magari con una cena romantica e al lume di candele. L'unica che se è una cosa veramente che tipica degli innamorati. Ecco, questo breve riassunto, questa breve, diciamo, opinione su San Valentino. Vi saluto e vi auguro una buona giornata a tutti, come sempre. Mi raccomando, continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale di YouTube, fate clic 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 clic. Capito? Buona giornata a tutti.